noi tutti quotidianamente viviamo e percorriamo il centro storico di Arezzo, ma probabilmente non lo conosciamo veramente. Conoscere significa capire e avere una nuova prospettiva, è questo che facciamo noi Lions. Riscoprire e conoscere la storia della città, anzi della cittadella perduta, questo è l'obiettivo dello studio portato avanti dal Lions Club Arezzo Nord-Est sull'Arezzo nel basso medioevo. L'intento del mio lavoro è quello di far conoscere la città in quel periodo, periodo stupendo dove Arezzo era alla pari, diciamo alla pari con Siena e altre città toscane, aveva tantissime torri che poi sono andate perdute per la conquista e da parte di fiorentini. Era compresa fra il Duomo e l'area dell'attuale fortezza e in parte anche la zona retrostante alle logge Vasari. Tutta quella zona lassù era il cuore antico della città. Poi noi la chiamiamo cittadella, ma inizialmente era semplicemente, chiamiamola, la parte più prestigiosa di Arezzo. Che cosa è rimasto di quella cittadella? Ma è rimasta qualche pietra qua e là, qualche rudere che ancora è possibile ricondurre a qualche edificio relativo alla cittadella, tuttavia probabilmente è rimasto molto di più, perché se guardate il prato, quella grande croce che delinea, demarca oggi il prato, altro non è probabilmente, se vogliamo essere un po' poetici, che il segno che forse se andiamo a scavare lì in quella croce gigantesca, sotto ci si trovano i resti di questa fantomatica cittadella perduta e forse si trova anche qualcosa di preziosissimo che nessuno potrebbe immaginare.